Questa commemorazione ha un sapore veramente indispensabile per il nostro paese, per i nostri ragazzi, perché un vice brigadiere dei carabinieri di 23 anni, ovviamente innocente, che decide di sacrificare la propria vita per salvarne altre 22, è un gesto eroico naturalmente, ma è un eroismo straordinario e ordinario al tempo stesso. È una grande figura di riferimento per tutti i nostri ragazzi. Era il 23 settembre del 1943 quando il vice brigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto riuscì a salvare un gruppo di civili da una rappresaglia da parte delle truppe naziste e offrì la sua vita in cambio. Oggi viene ricordato qui presso la prefettura e di fronte al monumento della Resistenza a 80 anni appunto da questo importante sacrificio. Sì, allora lui si autoaccusò dell'attentato, che di fatto non ci fu mai, perché ci fu un incidente. I tedeschi, mentre lo vistavano all'interno della torre, nei locali della torre, aprirono una cassetta di munizioni. All'interno c'erano degli ordigni esplosivi, erano utilizzati dai pescatori di frode, saltarono in aria, morirono due tedeschi. Questa è la storia. Lo accusarono dell'attentato, accusarono inizialmente i finanzieri, perché quella era una caserma della finanza, e gli chiesero di collaborare per trovare i finanzieri, ma di fatto invece non era un attentato, lo sapevano benissimo anche loro. Quando lui si autoaccusò per tentativo di salvare i 22 ostaggi, ci fu un po' di sconcerto, perché probabilmente nel colloquio che lui ha avuto prima con il maresciallo e poi col tenente era chiaro che non poteva essere stato lui. Ecco, oggi tanti ragazzi parteciperanno anche poi al ricordo, insomma, di questa figura presso il Salone della Prefettura. Che cosa vorrebbe che rimanesse a questi ragazzi, a questi studenti di questa mattinata? Ma a me piacerebbe che rimanesse l'idea della forza dei giovani, la forza che i giovani possono, che hanno e che quanto possono dare alla società. L'eroismo del personaggio sicuramente nel sacrificare la sua vita per queste 22 persone e portare molto onore, diciamo, per l'arma dei carabinieri, e infatti anche premiato per il valor militare, e quindi rimane proprio questo atto eroico, diciamo. Ha incarnato, diciamo, valori militari proprio fino all'estremo, possiamo dire, e non è una cosa scontata, insomma. Sicuramente lo vorremmo approfondire, anche essendo in quinta lo studieremo bene questo periodo storico, e quindi ci sarà molto di cui parlare.